però ma aspetta, non mi rispondo, non lo so, ma vedi, qua che cosa forse esce, però mo stai calmo, non è come la secca tutto il dia telefonare, babù. Voi siete... Senta, scusi, e non vedi che siamo immersi nel dolore? Dolore? No, esagerate. Scusate, ognuno, la circostanza è proprio dolore, dai. Ma non capisci, stai dentro di te, lasciali stare. Sono i parenti di quel che avete sopra nella lotta? Loro sono, quello è morto e quei suoi parenti. Ma vedi, un piccolo, quello è morto dopo che ha vinto 30 milioni. Ne è parlato da porta a porta. Lo so, l'ho visto tutto. Anche la Matrix, tutti i telegiornali hanno parlato. Eclatante, tutti i miliardi che hanno. Ma vedi, un scusa, ma è morto tutta questa fortuna? A chi va? Secondo te a chi va? Ai parenti, a chi che stanno dentro? Se la fregano loro. Quella è la mamma, la vedi? Ah, quella signora. Quella al telefonino, la mamma. E quando ha preso? Quando ha preso? In qualità di mamma va a pigliare almeno il 50% del patrimonio. Come minimo. Quell'altra signora bionda che sta a fianco. La sorella. Ah, la sorella. La sorella. La mamma voleva il maschietto, la femminuccia l'ha avuto tutte e due. Tutte e due. Adesso la sorella. E quando ha preso? Quando ha preso? La sorella devi calcolare il percentuale che sono, almeno il 15% del 50% che ha pigliato la mamma. Il 50% meno 15%. Vabbè, ti mantra da cosa matematica. Ma che strano. Cioè, e questa signora che sta qua, chi è? E questa la moglie. Ah, la moglie. Come la moglie? È andata pure sui giornali. Quella è andata meglio di tutto. Ma no, lei chiede, ma in Puglia è proprio, diciamo che... Quando ha preso? L'80%. 80%? La moglie chiede, prego, l'80% è detraibile. Ma... Cioè, e quello sfalazzo che sta appoggiato là, quel signore? Quell'anziano bruttino, il fratello della moglie. Che già non si parlavano quello. Non si parlavano. Cioè a Natale, manca a scannarsi, manca gli auguri. Mo' invece ha fregato il 15% dell'80% che ha fregato la moglie. È tipico. Residuo del 50%. Muoviti. Scusa, ma a proposito, ma... Questo qua. Ma non so chi è. Piange, quella curiosità, diciamo. Aspetta, piange come un disperato. Per capire. Dolore, eh? È stata stamattina. Ma scusa, ma sei un parente tu? No. Non sei un parente? No. Scusa, perché piangi? Proprio per questo. Almeno c'era un amico, arrangiavo qualche cosa. Le spese almeno. 1500 euro. Hai capito perché piange questo? Perché? Non è un parente. È una Pierno. Asciuta Iorma. Pure io, non è che... pure io. Mi sono venuto a fare così. Devi uscire dal buco giusto, ce l'avevo. Ma pensarci bene, mi sa che io ho fatto il militare con lui. Possiamo sfortunare. Leggiamo, voi che deportate. Non dovevi morire. Ma io non ho la scena, pensarci bene. Non dovevi. Veniva a scuola con me. Però c'era un rapporto di amicizia.